John Born ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, la Roma vince a Crotone, credo per 0-2, credo perché siamo nel 90esimo e guardate adesso ho spento per fare il video perché tanto oggi veramente la vedevo da Premium Play ma continuava a saltarmi, poi il computer mi si è rotto il caricabatterie, guardate oggi se non sclero, guardate veramente. Prima di parlare della partita voglio dire una cosa importantissima. Oggi ragazzi, oggi dopo questo video farò anche il post partita delle altre, sorta di bar sport perché sono qua con due computer, quindi ho visto anche le altre partite, quindi mi fa piacere molto farlo, quindi mi raccomando lasciate un mi piace se volete anche quell'altro. A parte questo ragazzi, sono contento. Allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Un applauso, anzi uno, e complimenti al Crotone perché ci ha messo in serie difficoltà. Io credo ragazzi che certe volte bisogna accettare il fatto che non si può sempre convincere. Cioè io ero certo al 100% che oggi la Roma avrebbe faticato come dei cani e il Crotone meritava qualcosina di più rispetto a quello che ha ottenuto. Però ragazzi diciamo anche, e purtroppo io dicendo questa cosa soffro come un cane, ve lo giuro perché sto pensando già a Roma-Barcellona, soffro come un cane. Ragazzi, bisogna dire anche che se sei il Crotone, affronti la Roma ti regala 4 o 5 palloni grazie ai quali tu puoi andare a tu per tu con il portiere e li sbagli miseramente, allora ti meriti di perdere. Puoi anche giocare meglio possibile, ma se sbagli tutti quei palloni che hai la possibilità di sbagliare contro una squadra a te molto superiore, ti meriti di perdere. Ed è la stessa cosa purtroppo che dirò se la Roma dovesse sprecare qualche occasione con il Barcellona e perdere ugualmente. Detto questo, sono contento. Certamente, ragazzi, non mi aspettavo di vedere una Roma che usciva vittoriosa dall'uscita con 5-6 gol di scarto. Il Crotone gioca bene, ha preso a correre. Fra l'altro, oggi è una giornata nel quale hanno vinto tutte perché la Spal ha fatto un punto con la Juventus. Parlo della zona retrocessione. Che cazzo, il Benevento stava vincendo 1-0. Non so, insomma, se la ribalta, però comunque è ugualmente un problema. Il Chievo stava lottando con le unghie e con i denti contro il Milan, stava 3-2. Dopo andrò a vedere come è finita perché mancavano pochi attimi. Anche il Sassuolo ieri ha vinto a Udine per 2-3. Quindi, insomma, il Crotone era chiamato a vincere e diciamo che ha fatto una gran prestazione, però non è bastata. Sono contento, ragazzi, del Shaarawy, penso sia uno dei giocatori, e spero di non sbagliare o di non dire blasfemia nel dirlo, uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A. Perché? Perché lui, ragazzi, c'è sempre. E il Shaarawy c'è sempre. Che tu gli dai un quarto d'ora, che tu gli dai un'ora, che tu gli dai un'ora e mezza, c'è sempre. L'unico problema è questo va detto. Che si è rivelato molto spesso discontinuo in carriera perché ogni tanto magari il Shaarawy ti esce fuori quella partita da 10 e lode, ogni tanto invece ti decade totalmente. Però da qui a vedere in estate o in inverno i titoli El Shaarawy verso il Torino, El Shaarawy verso la Sampdoria, ti dico fermati perché io il Shaarawy me lo voglio ottenere fino a quando non si ritira. Se deve andare in queste squadre, certo è che se dovesse arrivarmi l'offerta dal Bayern Monaco con sacco dei soldi ci penserei, anche se i soldi non me li prendo io, parlo di mercato. Però se deve andare via solamente per giocare, no, e il Shaarawy me lo tengo perché veramente è un giocatore che può fare la differenza. Pensate, ragazzi, quanto è strana la vita. Una volta questa sarebbe stata una partita da Under, cioè cazzo, c'è Crotone Roma, oggi gioca Under, si fa un po' di turnover, oggi Under riposa perché? Perché le prossime partite saranno più difficili e quindi oggi riposa il titolare. Cioè, quanto ci ha messo Under a passare da panchinaro che gioca quando c'è tempo a titolare? Niente, è questo che voglio dire anche ai giocatori che a Roma adesso stanno facendo male. Impegnatevi, cioè per dire io, allora, Bruno Perez ha avuto una grandissima occasione perché ci ha portato, grazie al suo piede, ai quarti di finale di Champions League. Di solito basterebbe questo per incoronarti Gesù Cristo per i prossimi 25 anni. Mancini fece benissimo a Roma, ma tutti si ricordano di lui per due cose: il colpo di tacco che fece De Cristo contro la Lazio e quei 200 doppi passi contro il Lione e poi andò a mettere il pallone all'incrocio che ci portarono ai quarti di finale. Quindi ragazzi, e però Bruno Perez continua anche oggi. Bruno Perez, a parte mi dovete spiegare perché se tu giochi terzino, ti trovi centrale vicino a Fazio. Poi Fazio ha fatto un sacco di cazzate oggi, non ci stava col cervello. Perché? Perché se io ti metto terzino, tu giochi centrale. Perché? Che poi nemmeno a dire che sei Beckenbauer, non sei un centrale. Cioè non capisco, oggi ha fatto 250 errori. Comunque non mi importa niente, ragazzi. Oggi dovevamo vincere, abbiamo vinto. Abbiamo giocato male. Sì, mi sono divertito? No, sono contento? Sì, volevo la vittoria. Faccio i complimenti ai giocatori e ai tifosi del Crotone che insomma se la sono cavata e ce l'hanno messa tutta fino alla fine. Fatemi sapere come sempre in un commento qua sotto che cosa ne pensate di questo video e di questa partita. Iscrivetevi al canale in questo preciso istante. Se ancora non l'avete fatto, ugualmente mettete mi piace in questo momento se il video vi è piaciuto. Dislike in caso contrario. Fra poco uscirà anche il post partita Bar Sport.
Piccolo bar sport, poi il vero bar sport uscirà domani di tutte le partite della Serie A. Io come sempre, no di tutte, di quelle di oggi pomeriggio, vi ringrazio per la visione. Voce all'Allene come sempre, vi vediamo ad un prossimo video.